Dai regali al pranzo di Natale, ultimi giorni per i preparativi, i fanesi rispettano la tradizione. Sacco di roba. Seguirà la tradizione e farà anche i cappelletti, signora? Certo. A Lido di Fano è pronto l'impianto di smaltimento dell'acqua piovana, l'annuncio dell'assessore Brunori che ha illustrato i lavori. La vasca, con un volume di oltre 400 metri cubi, metterà fine agli allagamenti. Salumi e formaggi in quantità, la Proloco di Fano rinnova la donazione di cibo alla mensa di San Paterniano. Prodetto Fest, anticipato al mese di giugno, il Comune di Fano ha pubblicato il calendario dei macro eventi 2023. Nuove scene nel presepe realizzato nella chiesetta di San Lazzaro di Fossombrone, illuminata anche la stella cometa lunga 18 metri. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia, lo avete sentito, fervono i preparativi per i regali e per il pranzo di Natale, cala la spesa media per ogni famiglia, ma non si rinuncia alla tradizione, sentite. Gli italiani non rinunciano alla spesa per il Natale a tavola, con una media di 106 euro a famiglia, il 6% in meno rispetto alle feste del 2021. È quanto emerge dall'indagine di Coldiretti XE, secondo la quale la crisi causata dall'inflazione ha differenziato la possibilità di spesa delle famiglie. Il 33% dei cittadini spenderà tra 50 e 100 euro, il 29% tra 100 e 200 euro, mentre il 7% tra 200 e 300 euro. Se nel menù della vigilia è servito soprattutto il pesce, ha spiegato Coldiretti, a Natale prevale la carne e vincono bolliti, arrosti, fritti, agnello e tacchini, ma anche minestre, paste ripiene, cappelletti in brodo e i dolci regionali, presenti nel 52% delle case, oltre agli immancabili panettone e pandoro. Questo lo concede a mia moglie, ecco. Sarebbe... Lei non darà una mano a sua moglie per preparare? Guardare come fa per imparare, no? Quanto superati i 100 anni, poi incominciano a cucinare anch'io. Con chi passerete queste giornate? Io e mia moglie, da soli. Una più bella cosa. Avete già pensato il menù? Un sacco di roba. Seguirà la tradizione e farà anche i cappelletti, signora? Certo. Ah sì? Lei invece? La prima cosa, lei? Sì, già tutto pronto. La vigilia invece, il pesce? Pesce, soltanto pesce, sì. Chi ci sarà con voi? Figli, nipoti, pronipoti. Con lei, signora? Altrettanto. Quindi in famiglia? In famiglia. Farà, se mio fratello lo farà, qualche regalo alle nipotine. Nel Natale andiamo invitati da loro, siamo invitati e basta, nient'altro. Si sta sempre in famiglia a Natale? Sì, si sta sempre in famiglia, perché se no di casa ti immatisci, se stai sempre in casa. State acquistando i regali di Natale o già fatto? No, niente. Tutto da fare? Tutto da fare, poi noi non lo facciamo perché non festeggiamo, quindi i regali li facciamo tutto l'anno, non solo un giorno. E dove trascorrerà il giorno di Natale? Casa. Con chi sarà? Con mio marito e mia figlia la sera a cena. Toccherà a lei cucinare? Certo. Che cosa, ha già pensato? Sì, la roba tradizionale, diciamo, brodo al giorno e arrosti alla sera. Il giorno prima invece? Da mia figlia a casa, tutto pesce. Pranzo di Natale, che cosa cucinerà? Allora, antipasti, cappelletti fatti in casa da me, coniglio dissossato, carciofi, lesso, dolci e Natale tutti i giorni. Si segue però un po' la tradizione. Sì. E chi avrà con lei? Allora, figli, la nipotina e i consuoceri. Le aspettano diversi giorni per poter preparare tutto? Oh, ho già preparato tutto. Sì. A tavola trovano spazio anche regali no gastronomici, tra i più gettonati per la spinta verso doni utili, ma anche per l'affermarsi di uno stile di vita attento alla riscoperta della tradizione che si esprime con la preparazione fai da te di ricette personali. Invece, la paura della ripresa dei contagi, come mostra la ricerca, non sembra riuscire a frenare la voglia di un ritorno alla socialità delle feste, testimoniata dal fatto che la media di persone a tavola quest'anno risale a 8, una in più rispetto allo scorso anno e ben 4 rispetto al Natale 2020, quando il lockdown e le misure restrittive avevano imposto limiti precisi anche nell'ospitalità e nelle presenze. Che cosa pensate di acquistare? Abbiamo già acquistato dei guanti, delle sciarpe, adesso vediamo, facciamo un altro giretto e qualcosa ci ispirerà. Anche lei, signora, sta cercando? Non lei, sì. A chi farà questi regali?
Famiglia. Ah sì sì, solo famiglia. Ah, io sempre per tempo preferisco. Niente corse dell'ultimo minuto. No, queste sono 2-3 acquisti così, ma se no è più di 2 mesi, c'era stato anche il Black Friday, per cui ne approfittate. Ecco così. Sarete in famiglia? In famiglia, con i figli e nipoti. Nipoti. Avete già acquistato i regalini per loro? Tutto a posto, ho fatto tutto. Cosa avete fatto? Giocattoli, vestiti? Giocattoli e vestiti. Già incartati anche? Tutto, ho fatto pacchetti, tutto. Qualcosa sì, ho fatto le tomboline per i bambini. Ci abbiamo un figlio e un nipote. Ecco. Regali pronti. Invece per gli altri familiari pensa di acquistare qualcosa? Sì, qualcosina farò. Adesso ancora ci sto pensando però. E insieme alla moglie aiuta a acquistare regali, aiuto, a sceglierli? Sì, più che altro sì, aiuto. Anche a incartarli poi? No. O lascia fare lei? No, lascio fare lei, perché lei è più brava. Io... È più creativa? Sì. Pensate di risparmiare un po' quest'anno sugli acquisti di Natale? Assolutamente sì. Risparmio sui regali o piuttosto su cose quotidiane? Sul personale, sì. Sul personale. I regali, quelli non mancano mai, si fanno sempre, sì. Un pensierino? Piccolino, però sì. Sì, assolutamente sì, però sul personale sì, ci dobbiamo sacrificare un po'. Per i regali di Natale quest'anno si risparmia un po' oppure non si bada spesso? Molto si risparmia, no, non può. Per le bollette, insomma, ci sono tante cose da pagare in più quest'anno. Sì. Ecco, ha comprato i regali di Natale lei? Ancora no, ma ho pensato. Andrà oggi? Perché io vado a Roma, preferisco per la mia figlia, per i miei nipoti, soldi e loro comprano regalo. Così non si sbaglia sicuro? Sì, sicuro 100%. Sono regali? Sì. Che cosa ha acquistato senza svelare il destinatario? Cosa ho acquistato? Ho preso un panettone, una bottiglia di vino e il torrone, tipicamente natalizio, e un po' il resto sono cose per i miei genitori. Ha finito tutto? No. Ce ne sono altri da fare? Sì. Sì, all'ultimo minuto. Chiede lei, i regali di Natale li ha già fatti tutti? No. Neanche uno ancora. E alla ricerca oggi ne approfitta del mercato? No, oggi pomeriggio farò un giro per negozi. Che cosa pensa di acquistare? I regali per le bambine, principalmente. I giocattoli? Giocattoli, assolutamente. E poi per gli adulti ha pensato ad altro? Gli adulti siamo rimasti in pochi, quindi... quindi sì, qualcosina per gli adulti, quelli che meritano. Un pensierino? Un pensierino, sì, assolutamente. La tredicesima la investirà sui regali? Sono professionista, ecco. Quindi... sì. Quindi niente tredicesima? Comunque, niente tredicesima. A Lido di Fano è pronta la vasca di prima pioggia, l'opera dal costo totale di 800.000 euro metterà fine agli allagamenti in piazzale Amendola e nella zona del sottopasso. I dettagli nel servizio di Filippo Pucci. Buone notizie per la città e per i residenti della zona del Lido di Fano. È stata collaudata e quindi pronta la vasca di prima pioggia di piazzale Amendola. Un'opera attesa da tanto tempo che finalmente metterà fine agli allagamenti nell'area del sottopasso ferroviario, dove numerosi automobilisti rimanevano anche bloccati durante le forti precipitazioni. Ricordiamo che è un'opera che è stata appaltata nel 2018, poi per problemi introversi legati a più dinamiche, anche alla pandemia, sono poi arrivati, diciamo, ci siamo allungati un po', ma di fatto oggi è funzionale a tutti gli effetti. La vasca ha le dimensioni di 6,40 m per 18,10 m, alta 3,60 m, mentre il volume è di 417 metri cubi. Costo totale dell'opera dall'inizio dei lavori 800.000 euro. Purtroppo in quel punto non c'era una pendenza necessaria per lo smaltimento delle acque e anche con tutti gli allacci poi alle fognature, cosa che invece adesso abbiamo predisposto, perché ricordiamo che abbiamo realizzato una vasca in calcestruzzo, quindi in cemento armato, è suddivisa in due parti. Per la prima, il primo spazio ha da subito una raccolta delle acque nere, quindi ci saranno due pompe in funzione che al primo sversamento le spediranno direttamente al depuratore per essere pulite. Poi tutta l'acqua che subentrerà in un secondo tempo, naturalmente dalla prima vasca, non appena si riempirà, passerà direttamente al secondo pezzo della vasca, dove invece ad attenderla ci sono tre pompe importanti
anche quella le indirizzeranno direttamente sul porto canale attraverso un tubo largo 35 cm di diametro, lungo 420 metri, che passando per via Spontini, quindi costeggia la ferrovia, scende su Nazario Sauro e appunto si dirige sul porto canale, non con una potenza diciamo importante, ma piuttosto sverserà a goccia, quindi anche questo è un dettaglio da non sottovalutare. A questo poi si aggiunge la centralina che garantirà l'energia alla vasca realizzata nei pressi della cavia e che entrerà in funzione ad ogni pioggia. Nella fase progettazione ma anche di realizzazione abbiamo tenuto conto di più aspetti, anche per quanto riguarda la parte sopra del sottopasso abbiamo tenuto conto del fatto che presto verrà realizzato un nuovo sottopasso all'altezza proprio di Viale Cairoli, per cui ecco, abbiamo dovuto fare delle migliorie in ottemperanza a tutto quello che succederà. Siamo molto contenti, ora la metteremo in funzione quando ci sarà una pioggia importante, che non ci auguriamo perché naturalmente ci auguriamo il sole anche in occasione di queste belle feste. E il circolo Tennis Trave sarà al centro di una riqualificazione legata all'efficientamento energetico che porterà ad un risparmio sul 60% delle bollette. L'amministrazione ha infatti approvato in giunta il progetto esecutivo per andare a ridurre i consumi energetici nell'impianto sportivo. L'importo dell'intervento è di 160.000 euro, ma il Comune si candiderà ad un bando della Regione che andrebbe a coprire il 60% dell'investimento. E adesso lo spazio dedicato ai vostri messaggi. Un reporter ci ha inviato diversi video girati nel tardo pomeriggio di ieri nel parcheggio dell'ex caserma Paolini, privo di illuminazione nella parte vicina all'ingresso. Poco dopo una telespettatrice ci ha segnalato che proprio lì qualcuno le avrebbe rubato la benzina dall'auto, provocando un danno al tubo che collega il serbatoio. Un'altra segnalazione ci è arrivata dal parco adiacente alla scuola dell'infanzia a Quadrifoglio di San Lazzaro a Fano, dove ormai da diverso tempo il telespettatore denuncia questo materiale lasciato a terra, e anche pericoloso direi. Invece il signor Vittorio ci ha aggiornati sulla grossa buca lungo la prima strada di Bellocchi di fronte alla chiesa, a causa della quale il padre era caduto rovinosamente a terra mentre percorreva in bici la pista ciclabile. Dopo l'incidente, ha scritto, un tentativo di sistemazione dell'asfalto è stato eseguito. Tuttavia il lavoro svolto, oltre a risultare di pessima qualità, può creare un pericolo maggiore. L'aspetto che vorrei mettere in luce è come sia possibile che, nonostante una persona abbia già avuto un incidente con conseguente frattura del femore, ci sia ancora così tanta superficialità nello svolgere questi lavori di asfaltatura senza nemmeno curarsi, ha concluso, dei potenziali pericoli per coloro che vi transitano. Cambiamo argomento. 180 minori provenienti da famiglie in difficoltà economica saranno impegnati in laboratori e attività ricreative dal 19 al 23 dicembre. L'iniziativa, che ha l'obiettivo di contrastare la povertà educativa, rientra nel progetto Natale 6 Insieme, promosso dall'Ambito Sociale 6 e dal Garante Regionale dei Diritti della Persona. Il progetto Natale 6 Insieme è una progettualità, un intervento che abbiamo concordato intercettando dei finanziamenti e anche una condivisione sulle finalità con il Garante regionale dei diritti alla persona, perché l'abbiamo trovato fortemente sensibile sul tema del contrasto alla povertà educativa. Noi abbiamo già dei servizi in piedi tramite i servizi di prossimità che abbiamo attivato nell'ambito territoriale sociale numero 6 in tutti i comuni già da marzo e poi sono ripresi da settembre, servizi che sono servizi di dopo scuola, quindi rivolti a bambini e bambine, in particolare di famiglie vulnerabili, sono circa 180. Questi sono i numeri tra bambini e bambine di tutto l'ambito che sono coinvolti, che partecipano a questi dopo scuola, che si svolgono negli oratori, nelle biblioteche, quindi in spazi a Fano nel centro Gas, quindi in spazi che sono anche animati appunto dai bambini. Grazie alla collaborazione con alcuni soggetti del terzo settore che hanno partecipato a questa progettualità,
che sono la Cosmarche, che mette appunto alla parte degli operatori, quindi gli operatori professionali, gli educatori, e poi due associazioni del volontariato, che sono l'Africa Chiama e Mille Voci, si realizzano appunto dei laboratori proprio per il Natale, da qui il titolo Natale 6 insieme, che potenziano queste attività di aggregazione e attività ludico-ricreative, proprio in questa settimana, realizzando tramite percorsi teatrali, musicali, ma poi anche con laboratori creativi, dei piccoli omaggi che poi ogni bambino si porta a casa in un piccolo zainetto personalizzato che contiene poi anche materiale didattico da utilizzare chiaramente a scuola. È un modo importante, una progettualità, un intervento importante per contrastare davvero la povertà educativa, che è un fenomeno sempre in crescita, e farlo in maniera il più possibile vicino alle famiglie che hanno davvero bisogno. Il Comune di Fano ha pubblicato e stampato in 5.000 copie l'opuscolo con i macro eventi del 2023. Sono state confermate tutte le manifestazioni più importanti, ma con una novità: il Brodetto Fest è stato anticipato al mese di giugno. Si continua a lavorare sugli eventi tutto l'anno. Avete già presentato questo primo calendario 2023? Ma sì, l'abbiamo voluto far uscire nel periodo natalizio perché sappiamo che sono diverse le persone che arrivano nella nostra città. Ecco, quindi è già disponibile negli hotel, ma anche nei punti di informazione turistica della città, ma anche nei totem presenti nella città che raccontano la programmazione estiva. Ecco, è già apparso l'anteprima eventi 2023 con il programma estivo della città. Ecco, perché crediamo che una persona debba scegliere adesso cosa poter fare nella stagione estiva. Quindi fare una promozione già dei grandi eventi, e quindi ad esempio sapere che il prossimo anno il Brodetto non sarà più a settembre ma ai primi di giugno, quindi nel weekend del 2 giugno, un weekend molto bello direi, quindi che ci dà una possibilità anche un po' di destagionalizzare, di far partire prima la stagione, ecco, è importante. Sono confermati tutti i grandi eventi, ecco, questo anteprima che è cartaceo, quindi si può trovare, tutti lo possono trovare nei punti IAT, riporta tutto. Tutte le principali attività della nostra città, ed ecco, fa una promozione importante per il 2023. Ovviamente a marzo, periodo prima di Pasqua, usciremo con la programmazione ufficiale, dove ci saranno anche tutti gli eventi di accoglienza, come abbiamo sempre fatto. Intanto proseguono gli appuntamenti natalizi. Domani pomeriggio nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna andrà in scena lo spettacolo intitolato Il viaggio di chi resta. Sul palco danzatori e attori sia disabili che normodotati. Lo spettacolo del pomeriggio del 23 dicembre alla Sala Verdi, ore 17, è uno spettacolo che ruota intorno al tema della danza e teatro integrati. Sono un approccio sociale dell'arte, di questi linguaggi, che portano in scena 14 tra danzatori e attori con disabilità diverse, tra disabilità fisiche e mentali, che danzeranno insieme a ballerini normodotati e anche attori e attrici normodotati. Quindi sarà uno spettacolo che porta in scena un preciso modo di fare teatro e danza, e con un obiettivo appunto sociale. Saranno diverse le ragazze e i ragazzi di Fano coinvolti in questo spettacolo. Abbiamo già avuto modo di parlare, di presentare questa metodologia danza teatro utile anche proprio per fare comunità e per creare dialogo, ma anche per approfondire le tematiche. La tematica in questo caso sarà quella dello spopolamento e del fare comunità, per cui grazie alle ragazze e ai ragazzi appunto che andranno in scena, agli uomini e alle donne che andranno in scena, avremo modo anche di farci gli auguri dalla Sala Verdi il 23 ore 17. L'ingresso è gratuito, vi aspettiamo. La statuina della Floro Vivaista, imprenditrice che si prende cura del verde per i presepi del Duomo di Pesaro e del Duomo di Fano. È il dono speciale, opera realizzata in cartapesta dal maestro artigiano leccese Claudio Riso, consegnato questa mattina dai rappresentanti di Coldiretti e Confartigianato ai vescovi Armando Trasarti e Sandro Salvucci. L'iniziativa vuole valorizzare la tradizione del presepe, attualizzandolo ogni anno con figure realizzate dai maestri artigiani che rappresentano il presente e il futuro delle imprese e delle comunità.
Invece la Proloco di Fano anche quest'anno ha donato salumi e formaggi alla mensa di San Paterniano e alla consegna c'eravamo anche noi. Presidente, un impegno, una donazione che si rinnova? Sì, come ogni anno, ormai negli ultimi anni l'abbiamo fatto praticamente tutti nel periodo natalizio, la Proloco ha deciso di donare dei beni di prima necessità, beni alimentari, qui alla mensa di San Paterniano, perché sappiamo che hanno bisogno e di conseguenza il nostro supporto, oltre a dare un supporto alla città, diamo anche un supporto per quanto riguarda la beneficenza e quindi sia la mensa di San Paterniano, ma abbiamo anche avuto modo di dare una mano ad altri enti che fanno beneficenza qui in città, oltre che anche nel periodo in cui c'è stata l'alluvione abbiamo comunque supportato i nostri amici di Cantiano e di Senigallia, quindi insomma la Proloco c'è e ci sarà sempre per dare una mano per queste cose. Una donazione importante soprattutto in un momento di grande difficoltà. Sì, esattamente, visto che siamo veramente in difficoltà, anche perché stiamo facendo 300 pasti al giorno, come poi avete potuto vedere, quindi non facciamo altro che ringraziare la Proloco, il presidente, di tutto quello che ci avete donato, che ci hanno donato. Grazie mille. Il Corpo Bandistico di Cartoceto organizza lunedì 29 dicembre il tradizionale concerto di Natale con brani natalizi, colonne sonore di film, classiche e moderne. L'esibizione si svolgerà alle ore 17 all'interno della sala della Casa della Comunità della Parrocchia San Apollinare di Lucrezia, nel comune di Cartoceto. L'edizione di quest'anno sarà arricchita dalla presenza di ragazzi del catechismo e dalla partecipazione di Katia Ripanti all'arpa, Gloria Vampa, voce solista, e dei musicisti solisti. Ci spostiamo a Fossombrone, dove anche quest'anno l'associazione Le Marmitte dei Giganti ha realizzato all'interno della chiesa di Rione San Lazzaro il tradizionale presepe artigianale arricchito di nuove scene. Inoltre è stata installata e illuminata la grande stella cometa di 18 metri. Fossombrone può contare su un presepe curato nei dettagli da giovani e residenti della piccola località di San Lazzaro. Eh sì, perché all'interno dell'omonima chiesetta c'è la natività, frutto dell'impegno degli animatori dell'associazione Le Marmitte dei Giganti, che hanno inaugurato lo scorso 8 dicembre l'opera. Il presepe, della lunghezza di circa 10 metri, è stato realizzato da tante persone volenterose e ha visto più di un mese di lavoro. Ad ospitarci e a spiegarci la composizione, i ragazzi del Rione. Come ogni anno, l'associazione Le Marmitte dei Giganti, con l'aiuto dei ragazzi di San Lazzaro, ha realizzato questo presepe artigianale. Quest'anno abbiamo dato molta importanza ai dettagli, infatti tutte le casette e le scene sono state realizzate con diversi particolari. Abbiamo aggiunto poi il deserto con tutte le sue caratteristiche e siamo riusciti con l'aiuto dei ragazzi a realizzare 4 punti d'acqua, tra cui 2 mulini in movimento. Abbiamo scelto di mettere la natività nel punto più alto del presepe, così che dasse importanza e fosse la parte più bella e risaltante. La particolarità di questo presepe è che tutte le casette, tutte le scene che vedete sono realizzate a mano con materiali di risulta. Sarà possibile visitare il presepe da venerdì 23 dicembre a venerdì 6 gennaio dalle ore 14 alle ore 19. Questa opera si aggiunge anche la grande stella cometa di 18 metri, visibile di notte. In contemporanea abbiamo portato avanti la tradizione dell'accensione della stella cometa, che è possibile vedere dalla strada o dalla superstrada, ed è posizionata sopra la parte alta del paese. La nostra associazione coglie l'occasione per augurarvi un buon Natale e vi aspettiamo in numerosi. E dal presepe di Fossombrone passiamo ai presepi dei nostri telespettatori. Da Meta Aurelia di Fanno il presepe di Martina e Valentina. Questo invece di Claudio Pergolini di Fossombrone. Torniamo a Fano per l'opera di Marzio e Patrizia Zonga. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town.
Siamo al presepe di Susanna Parenti di Pesaro. Da Cucurano di Fano, il presepe di Roger e Tommaso. Siamo al presepe di Daniela da Lucrezia. Presepe di Daniela, quello di Barbara da Camminate di Fano. Ci spostiamo a Montefelcino per l'opera di Giorgio Bartoli. Questo è il presepe di Giannino Vincenzi di Fano. Chiudiamo con il presepe di Rebecca e Anita di Bellocchi di Fano. Il concorso è aperto fino al prossimo 6 gennaio e per partecipare vi ricordiamo che è necessario inviare un video di 20 secondi oppure 3 foto alla mail presepi@fanotv.it indicando il vostro nome e la località. Subito dopo di noi le previsioni del tempo e a seguire uno speciale dedicato al pranzo sociale di Natale con i vari circoli anziani di Fano. E poi trasmetteremo uno speciale in memoria dell'attore dialettale Luca Longarini a un anno dalla sua scomparsa. Vi mostreremo un mix di scene tratte dai film interpretati da Luca con la regia di Harry Secchiaroli e la produzione di Ego Film. Domenica sera invece manderemo in onda l'ultima commedia del GAF dal titolo Troppa Grazia a Sant'Antoni, andata in scena nel 2019 al Politeama. Grazie per averci seguito e buona serata a tutti voi. Ma guarda che... Ma guarda che roba! Ma le capite? Eh? L'eredità tutto per lui vuole! Vuole l'eredità tutto per lui! Mamma mia, è proprio vero, che il parente in cui mi serpente, più è stretti e più fa me. Ah no, quelli erano le scherze. Ma sì, va là, va di Cancanù, e di una mania beva, e godenza sta vita finché si vive.